Envision TV, produzioni giornalistiche. Gli spazi dello splendido torrione di Magliano di Tenna hanno fatto da cornice all'incontro pubblico organizzato dal Comune per presentare ufficialmente la Scuola Superiore d'Arte Applicata, nata da un progetto del maestro Alceste Lucentini, sostenuto fin da subito dal sindaco Federica Paoloni. La scuola, che ha sede nella stessa prestigiosa struttura in cui si è svolta la presentazione, avrà due sezioni: restauro pittorico ligneo marmoreo, a cui si aggiungeranno anche restauro della pergamena e del libro antico, decorazione pittorica, creazione di mobili, cornici, specchiere in stile 600 e 700 e creazione di mobili d'avanguardia. Si tratta di una vera e propria novità, sia per gli obiettivi che la scuola si pone in fatto di progettualità e occupazione, che per l'ampia sinergia creata fra varie realtà del territorio. Una novità per il territorio, abbiamo puntato molto sulla formazione e sull'occupazione e soprattutto come territorio sull'artigianato e sul turismo. Questa bella sinergia da dove nasce? Chi è l'ideatore? Nasce da un incontro con un nostro concittadino, il maestro Alceste Lucentini, che fin dall'inizio del mio mandato, nel 2014, mi ha proposto di poter realizzare nel territorio dei laboratori, in particolare di legatoria, di restauro del libro antico, e poi insomma man mano che siamo andati avanti negli anni abbiamo maturato anche l'idea del decoro, di pellami, dei metalli. Insomma, in questi anni abbiamo sempre lavorato insieme per poter sviluppare e realizzare queste idee che sono poi attinenti all'artigianato e a quello vogliamo arrivare, quindi a una nuova occupazione di tipo artigianale. Anche la sede è prestigiosa. Sì, non è stata scelta a caso la location del torrione. Speriamo anzi di portare a termine anche il restauro del torrione, che in parte solo è stato restaurato grazie anche ai fondi europei, quindi cercheremo di arrivare a restaurare il tutto proprio per potenziare l'artigianato locale, il turismo nel nostro paese ma anche in tutto il territorio. Per il maestro Alceste Lucentini, fondatore della Scuola Superiore di Arte Applicata, si tratta di un sogno che si concretizza. Fin da giovanissimo si dedica alla pittura sotto la guida dello zio Renato Lucentini, valente pittore e critico d'arte. Si diploma all'Istituto d'Arte di Fermo e nel 1967 si trasferisce a Brescia come docente di arte applicata. Partecipa a numerosi concorsi nazionali ed internazionali, meritando sempre il riconoscimento della critica più qualificata. Nel periodo lombardo si cimenta nell'arte del restauro della pergamena e del libro antico, nella lavorazione del legno e dei metalli, nella stampa serigrafica. Il suo dinamismo e il profondo senso di libertà gli hanno consentito, per sua natura, di non soffermarsi su di un unico aspetto dell'arte, acquisendo un bagaglio culturale ed esperienziale raro, al quale fa riferimento e trova soluzioni di pregio il mondo della moda. Grazie alla preziosissima collaborazione del sindaco Federica Paoloni e del dottor Iorio, sono riuscito a coronare il sogno di una vita, la Scuola Superiore d'Arte Applicata. Avrà due sezioni, la sezione di restauro pittorico, ligneo e marmoreo, in un secondo tempo anche restauro della pergamena e del libro antico. Poi c'è la sezione decorazione pittorica e creazione di mobili, cornici, specchiere nel periodo storico e artistico che va dal 600 all'800 e creazione di mobili d'avanguardia, vale a dire gli studenti dovranno inventarsi un mobile e decorarlo. Con l'aiuto degli sponsor del comprensorio saranno promosse mostre a Fermo, che è il capoluogo di provincia, in Ancona, capoluogo di regione, Brescia, la città che mi ha ospitato per 20 anni. Poi c'è Milano, la più importante dal punto di vista industriale e commerciale d'Europa, Parigi e Londra. I lavori degli allievi saranno venduti ed il ricavato sarà così ripartito: il 50% all'allievo che ha realizzato l'opera, il 30% alla cittadella dell'arte che promuove questa iniziativa
e il 20% in acquisto materiali per la scuola. Perché nel momento in cui l'allievo comincerà a capire che può cominciare a guadagnare nel periodo scolastico, che è già un preludio per il lavoro che verrà dopo, questo primato spetterà a Magliano di Tenna. È stata ideata come una scuola che forma non solo metafisicamente l'allievo, veramente insegna l'arte di restaurare e l'arte di produrre. Voglio proprio ringraziare il sindaco perché ci ha dato questa opportunità, perché veramente questo paese si presta per organizzare dei corsi come questi, facciamo degli studi di settore. Questa vallata, che è piena di mobili edifici, abbiamo pensato di unire diciamo, l'utile al dilettevole, nel senso che unire lo studio di alcune arti e applicarle proprio per poter formare i ragazzi non solo con un attestato qualsiasi, ma rilasciare proprio un certificato di alta formazione che possa essere spendibile grazie al professore e maestro Alceste con delle aziende proprio del territorio. Vogliamo non solo dare l'opportunità al cliente che decide di farsi restaurare, oppure anche fare un modello nuovo, ma tirare fuori la creatività che viene proprio dalla persona, dall'allievo. Ecco perché ci sarà tantissimo laboratorio, sempre coordinato dal maestro. Tra il pubblico erano presenti i docenti della scuola, amministratori di comuni limitrofi e alcuni rappresentanti dell'Università di Ascoli Piceno. Al tavolo degli ospiti anche rappresentanti del mondo imprenditoriale, di enti locali e regionali. Un plauso sicuramente alla sindaca Paoloni per questo progetto. C'è un connubio tra giovani e lavoro. È una scuola formativa, soprattutto per i diplomati e per i laureati. Un corso proprio di artigianato puro. Proprio un anno fa la sindaca Paoloni mi ha parlato di questo progetto, non semplice da realizzare, perché comunque abbiamo visto che c'erano anche altre figure, oltre al sindaco, al progetto, c'è stata la scuola che si è interessata. È venuta in regione, ne ha parlato con l'assessora, poi subito si è messa al lavoro per realizzare questo progetto e oggi vedrà la luce. Lei ha fatto notare come spesso l'impegno su questi fronti arriva proprio da una realtà che non è grandissima. Esatto, una realtà piccola, 1500 abitanti, e proprio per questo un elogio al sindaco che ha portato proprio avanti un progetto che è proprio focalizzato sul lavoro e sui giovani. Noi abbiamo una disoccupazione giovanile in Italia che è oltre il 31%, che è il doppio della media europea. Quindi un plauso proprio per questo, perché si è focalizzata sul lavoro e sui giovani. Le Marche sono cultura, storia, agricoltura, protezione del territorio, tutela del territorio. Questa scuola non sarà solo un esempio per la nostra zona, ma sarà replicata in tantissime altre zone d'Italia, perché l'Italia è tutta territorio, storia, cultura e giovani a cui dare lavoro. Quando le Marche fanno sistema, sono imbattibili. Speriamo che questa scuola dia il via a uno sviluppo economico importante per Magliano di Tenna, come è giusto che sia, non solo perché si va in questo modo a conoscere il paese, che non tutti conoscono, che è un paese bellissimo, ma anche perché questo darà vitalità a tutte le attività che vi sono intorno, soprattutto nella pianura, vi sono delle attività commerciali che hanno bisogno di ossigeno.